Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Nuovo Piora. Siamo arrivati in Sud America con la full annessione della French Columbia, ragazzi. Quindi progressoni. Mo stiamo in battaglia con l'Inghilterra e il Pacifico Nord, che in questa puntata dovrebbe morire. Quindi ci becchiamo anche, diciamo, gran parte dell'Alaska, a cui poi faremo seguire anche l'annessione del secondo Pacifico Nord, perché esistono due Pacifici Nord. Oh raga, ma sti cazzo di inglesi mi stanno... Oh, non è possibile che perdo. Non ci credo. Oh, ho perso. Sono rimasti 9.000. Vabbè, comunque, posso fare le manifatture. Eccoci qui. Quindi mo possiamo pure ricominciare a pensare a fare le tech. E mo dobbiamo chiudere la guerra con la Gran Bretagna. 100% non lo farò sicuramente. 100% non lo farò sicuramente, calcola, con loro. Intanto purtroppo la Spagna mi sta attaccando i Mixtec qui, ma io ho un aggancio sulla Spagna, perché una volta io prenderò Pacifico Norte 2, alleato con la Spagna, quindi lo posso attaccare easy. Ragazzi, qui ho preso le mega botte, mi mancano 51.000 rinforzi. Mo gli faccio fare un attimo un minuto de sto... Oh, ma chi sono questi? È l'Australia. Ok, continuiamo a fare ore. Tutta la Colombia con una botta e comunque è solo 50%, eh. Ok, questi direi che a caso te falli un attimo gli acchiappà. Stanno tutti e tre fragili. Magari senza che venga incastrati in Alaska. Vabbè, no, ma mo sono talmente pochi gli inglesi che penso che adesso li posso ammazzare. Scusami, cioè. Ma che è sti eserciti invincibili? Per Pacifico Nord devo solo aspettare che finisca un po' il coso. Senti qua, in realtà sono pochi quelli che devo potenziare. Ok, a questo punto potenziamo pure le flotte. 1000, ok. E mo questi si devono riacchiappare del tutto. Qui c'ho sto gruppo che se gli metto un generale si urla. Ok, questo non ho più beccato il ragazzo. Ah, ma io sto indietro nella tech militare, per quello. Ok, construction cost più 15% per qualche tempo. Non so come faccio la fai mia. Sto perdendo innovativeness, ma appena posso fare una tech la facciamo. Oh, altri 52.000 inglesi. Mo che gli dico? Mo che gli dico, ragazzi? Mi hanno fatto piangere fino a mo. Ok. Oh, ragazzi, ma qua che dobbiamo fare? Si mi stanno a fare giochetto. Senti, gli faccio un altro generale. L'Australia mi fa gli impicci. Oh, qua ci stanno i ribelli. Senti, ma qui ci stanno cose da colonizzare. No, ok. Attenzione, eh. Oh, ragazzi, è impossibile. Oh, ok, ecco qui. Qui c'è una colonnona di gente assurda. Questa flotta può andare, senza che stiamo qua a perdere tempo. Qui abbiamo ammazzato l'esercito australiano. Qui l'esercito inglese, 10.000 contro 25. Che dobbiamo fare? Gli ammazziamo questi? Ok, sì. Oh, qui finalmente ho vinto contro l'esercito inglese. Io ho fatto due wipeout all'Australia. Ok. Endostena? Non si sa, cominciamo a venire qua perché questi 50.000 mo sicuramente mi attaccano l'esercito sgangherato. La Spagna mi fa un claim. Ecco ragazzi, mi hanno ammazzato un ragazzo. Mamma mia la gente con cui sono alleati. Mamma mia. Ok. Un occo. Tiè, questo tanto io, viene qui. Altri gore li facciamo, ok. Mazza quanti so, ragazzi. Quanti so. Senti, a Pacifico Norte. 7, eh? 7. Ma quanto posso più ancora? 13. Vabbè, ma questo è per tempo. Ascialao. Vabbè, già ci sto. Ma attaccano questi? Vediamo. Ok, non pare. Non pare. Qui è il momento di pagare i prestiti. C'ho 4 prestiti. Mo sto facendo 2,30. Insomma, i soldi mo ci stanno, eh.
qui se lasciano sti 2K davvero medaglio. No. Però hanno lasciato poco esercito. Gli faccio uno scherzo, carca. Ma che è sto dividi e timpera? Ma che è, oh? Ah no, qui non c'è bisogno, ok. Vai. Ma che è dividi e timpera proprio abbiamo fatto, eh. Cioè, e mo questi che hanno sbagliato. A questi non gli è convenuto fatto il giochetto. Andiamo a ammazzare sta flotta. Questo lo lasciamo qua. Mamma mia, che bello vivere qui. La Colombia è bella ma non ci vivrei. Ok, quindi facciamo così. Questo mo che finisce lo togliamo. 100 di spia in Inghilterra, ragazzi. Quindi con questo recuperiamo easy la... Oh! Se non torna la flotta strillo... No, è tornata. Mo fanno il giochetto. Fanno avanti e dietro finché non... Sì, no, qui fanno il giochetto. Ok, questo ha fatto. No, senza che corri, che corri a fa. Ok, qui ho beccato 14.000. 8 navi catturate. Quindi vatti a riposare. Ok, ma dove stanno i nemici? Stanno i territori dei nemici. 1, 2, 3 e 4. 21% con l'Inghilterra, eh? Un prestito. Chi è? La Spagna mi attacca. Wichita ha accettato una pace dal Pacifico Nord. Non ho capito. Va bene. Ma quindi mo Pacifico. Pacifico Nord mo muore allora. Ma in realtà non posso perché ancora non c'ho il claim. Ok. Ragazzi. Ragazzi, qui. Qui devo correre. Mo, qua c'è stato tutto il Sud America che sarà un miliardo carco. Senti, ma non può mai essere più dell'Inghilterra. Beh, in realtà. Vabbè, sì, in realtà non so di più dell'Inghilterra. Quindi con l'Inghilterra io appena posso chiudo. Se può chiudere? Ovviamente non al 100%, non me lo darai mai il 100%. Non lo chiudi, ma manco così. Cioè proprio manco 0%. Senti, uno deve inseguire l'esercito da 10. Manco 10 col minimo proprio. No, qui non... Non serve. Ok. Questo può andare qua. A proposito, scendi tutti i forti. Mo catturiamo tutti i forti. Che palle. Mo mi catturiamo tutti i forti. Ho sgravato, carco. Ma mi ha fatto un casino. L'Inghilterra, cioè la Spagna, mi ha fatto proprio un casino. Andiamo a ammazzare qualche flottina. Pacifico Nord, se non si arrende, ragazzi, non si finisce più. Questi mi stanno a prendere posti a caso. Pure la Spagna, mo' è tosta, eh. Qui 9K. Ok, qua gli becco l'Inghilterra. Qui questi stanno a rompere i maroni. Ok, mo che questo si sposta va a inseguire questi. Ovviamente questo deve scappare. Ma qui c'è nessuna provincia? No, non c'è niente da via. Ok. Pacifico Nord è impossibile. Qui ho ammazzato la gente. Andiamo a Colampapan qua o come si chiama. Mo questo. Ecco, il 15% della Reinforced Speed è solo quello, cioè, ok. Sempre quello, ok. 50 punti, quindi ho fatto tutto. Ok, finalmente. Ok, andiamo a Panama, torniamo indietro. Qui ho fatto il forte a livello 6, è arrivato, eh. Quindi, da Panama non si passa. Da Panama non si passa. Qui 70.000 contro 20. Forse sono arrivati pure i rinforzi delle colonie, perché sono spariti tutti gli eserciti che girano qua. Ok. No, non è vero, eccoli. 9% contro la... Ah, mi hanno preso questo. Sicuramente questo era l'obiettivo di guerra. Ashalao. Ok. Qui c'è questo. Questa è un'altra colonia. Ok, qui ci stiamo... Ho fatto una missione di burger, avendo colonizzato tutto quello che mi avevano chiesto.
una Massachusetts deve essere una Wattle, oppure Apu Manifattura. Gli viene pure il punto sviluppo. Che Pacifico Morte non si arrende, ragazzi, è invincibile. Oh, qui gli faccio il wipeout. Andate qua. Questo mi sta ripiando la provincia che mi serviva. Questi possono venire qui. Se gli faccio sto scherzo, che succede? Ok. Casino, cacco. Casino. 7000. Ok. Questi stanno andando qua? No! Non si sa dove vanno questi tutto il tempo. Quello dovrebbe essere l'obiettivo di guerra. Non si sa in realtà. 1, 2. E un altro di questi va qui. Ok, qui ammazzo. No, sono tossico. 160 navi, e sono matto. Oh, io ho ammazzato una. Ragazzi, ma che vinco io? Ma questo è perché stavamo tutte mezze morte con l'attrition. Gawanga. Ok, ci pensa questo. Vai qui. Ok. Ragazzi, qui ammazzo una flotta enormissima. Grazie ai cannoni, ragazzi. I cannoni mi hanno fatto urla. Mi hanno fatto urla i cannoni. Non è che non mi hanno fatto urla, mi hanno fatto urla. Ok, quindi l'Inghilterra ha preso le ultra botte. Ragazzi, poi le naval battery non servono a niente. Attacchi una flotta inglese più grande delle 50 navi e vinci lo stesso. 50 punti amministrativi, sbrigate. Qui abbiamo preso tutto. Qui è becco una flotta. No, non è vero, non gli ho beccata. A trampo? Ok. Chi è? Ok, i belli. Questo mo deve andare qua su sto forte che difendo pure. Facciamo pure un ragazzo. Magari non così. Ok. Sì, attacchiamo questo che sto in difesa. E Perù mi sta occupando qualcosa e va bene. Peccato che non c'ho ancora il canale di Panama, ragazzi, se no devo andare dove pare. Ok. Questo deve andare qua a difendere il vassallo. Attugaia mi ha fatto... Come aiutaia? Zacatecas. Scusa, chi è stato? Ragazzi, è stata aiutaia. Ragazzi, è stata aiutaia. Mi ha fatto il claim aiutaia. Che cazzo è sta roba? Come te la spieghi? Ok. Uno è morto. Abbiamo fatto un casino qui. Ok. Attacchiamo questi. Attacchiamo questi e spieghiamo come funziona a sti ragazzi. Cominciano a finire i core della Colombia. Ma questi siamo giocati? Ripaga un prestito. Non ripagare il prestito. Ok, due lì. Questo è wipeout. Ok. Ragazzi. Ok, io ho occupato tutto. Guarda, questo comincia a scendere qua perché mo da Sud America arrivano i mostri. Questo va di qua. Qui non c'erano fa niente, sti ragazzi. Spanish Perù. Questo l'avevo fatto, ma mi sa che il claim non lo posso fare durante una guerra, eh? No? Allora basta. Quindi facciamo un own subject. Qui gli tolgo pure il culo. Qui queste navi stanno proprio sfrante. Guarda le navi pesanti che ho rubato, ragazzi, ce n'avevo 21, mo ce ne ho 34. Cioè, ho rubato tutte le navi pesanti possibili. Questi sono sbarcati a Cuba, questi che gli vai a dimo. Aspetta, Si stanno a tocchi. Direi da nasce. A sto punto vai qua, ok. Gliela fanno a fare un wipe. Un wipino. Un wipetto. No. Vabbè, questi stanno andando qua, lo sappiamo. Quindi forse mo è un wipe. Mo dove andano là. Mo che riprendo tutto qua, mo ci pensiamo. Questi stanno sfranti. Azdelan, ok. Spanish Perù.
stanno ammazzando i belli. Che gli vuoi dire? Ok, eh sì, sono morti. Ok. Oh, raga, ci siamo, eh. Questi hanno fatto, possono cominciare a tornare giù. Questa flotta se può risvegliare ammazza questi. Vediamo se riesco a ammazzare questi 12. No, sono troppo veloci, però quei 44 del Portogallo li ammazzo. Sono marci. Ok, là c'è andato il mio vassallo, non c'è bisogno che ci vengo pure io, cominciamo a scendere. Newfoundland, qui niente. Vieni pure te qua. Ok. Spanisce Perù. Vabbè, qui che gli vuoi dire. Qui ci devo andare dopo che finisco la guerra con l'Inghilterra. Ok, 44 una navi del Portogallo. Gli sto a fare un casino, car qua. 9 navi rubate. 18 navi portoghesi. Un'altra conversione. Ok. Tech amministrativa. Con 72 di spia, va bene. Ok, fornace. Qui occupo la casella che mentre minchia l'Australia è tornata. Vieni qui. Senti, ma qui tanto famo che unisci tutti e dividi. Ok, c'era uno che aveva un cannone in più. Ok, l'ho beccato bene, stranamente. No! Ok, 48. Ho finito la manpower. Qui ho ammazzato la flotta portoghese e la nave ammiraglia portoghese. Andiamo a ammazzare la flotta inglese. Ragazzi, sul mare sto a fare come cazzo mi pare, cacco. Mamma mia. Pacifico Nord e niente, eh. Rieccomi qua, ragazzi. Qui non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare. Questi non si arrendono. Se io facessi così... Ah, ma qui allora... Cambia tutto. Aspetta, ma che cos'è che... Che te va? Land of War non ce la faccio a risolverla. Allora faccio così. Rimane nei miei territori Pacifico Nord. Quindi la prossima volta me la bevo. Che è? Pacifico Nord. Gli possiamo fare l'altro Pacifico Nord. Gli possiamo fare il claim. Mo. Ma è tutto zero? No. No. Ok. Mo tra 27 giorni attacco Pacifico Nord 2. Mo se Pacifico Nord 1 ritorna in guerra perché sto in guerra con la Spagna. Vabbè, no, non penso. Spanisce Perù. Ok. Ma dove sta la flotta mia? Ok, eccola. Eccola qui. Non penso di beccare questi ragazzi, però se li becco. Ok. Se ti becco ti sfonno. Ok. 1.700 vuol dire altro prestito. L'inflazione sta a finire. 7 giorni e muore Pacifico Nord. Tanto sta alleato dalla Spagna, ma la Spagna già sta in guerra con me, quindi pessimo, pessimo tempismo per fare sti impicci. Voglio ammazzare quei ragazzi. Ce la faccio? Che vuol dire sta cosa che hai fatto? Scusami. Tu sei passato su una flotta nemica e non l'hai attaccata? Boh, ho visto male. Ok. Ok, Pacifico Nord 2 è finito. Qui che hanno fatto? Hanno fatto una colonia. Vieni qui. Ok. Qui siamo pronti per l'Australia. Come vedete ci mettono 3 anni a sbarcare perché c'è sta appunto la cosa. La batteria costiera che gli fa perdere tempo con lo sbarco. Qui mi stanno attaccando a Panama, speriamo che non lo piano. Speriamo che non lo piano. E contribuiamo a non fare in modo che non lo piano. Con un bel local defensiveness. Ok, qui ammazzo 22 navi e forse gli impedisco pure uno sbarco. Se riesco a affondare tutta la flotta, gli ammazzo proprio 5k. Ok, gli ho fregato la nave ammiraglia. E gli ho ammazzato tutti, ok. Guarda, io questo qua, mo gli faranno la gangbang. E mo io vado ad ammazzare questo esercito qui sulle isole. Ok, tu puoi cominciare a scendere. 1, 2 e 3. Tu stai qua. Ecco qui, ci mettiamo lui. Pacifico Nord ha cambiato colore.
Mi pare che abbia cambiato colore, ragazzi. Forse me lo sto sognando. Però mi pare che ha cambiato colore. Tiè, finiamo così. Ragazzi, arrivo fino all'Alaska adesso, eh. Il generale Kwesi Kokuesi è morto. Verrà ricordato come l'Aztego che ha fatto più cose senza chiamarsi Montezuma. Il disonore più grande è che non ti chiamano Montezuma. Mi hanno rotto il bucio. Mi hanno rotto il bucio qui. Scappa. Ecco qua, allora qui magari un esercito lo portiamo qui, eh. L'Australia del merda mi sta a far perdere tempo. Ok, prendi qua. Voglio buttare fuori la nostra nemica inglese. Mixtech. Ok. Oh, finalmente. No, qui pago. Qui pago. Ok, qui finalmente posso andare là. Allora, senti, Spagna, io in realtà voglio chiederti pochissimo. 1, 2, 3, così te levo dai maroni. 4, perché stai proprio in mezzo a impicci. Ok, e poi basta. In realtà poi basta, cacco. Voglio solo questo. Voglio solo questo perché così la tregua finisce subito e posso attaccargli le colonie. Invece l'Inghilterra gli hanno farmato un bel 30%. Sicuramente gli posso chiedere di più. Mo, il trattato di pace che ho fatto inutilmente al 100%, insomma, è inutile che ho cliccato, ho perso solo tempo a cliccare. Orinoco Delta, che cos'è? Ah, ok, vabbè. Oh, Pacifico Nord è già morto. Ok, quindi un'altra trench di core. Ragazzi, ma ho già finito praticamente. Ok, quindi tu mo te metti postacce qua? Sì, allora a posto. Tu ammazzi i ribelli. Già cominciamo. Ok, te fai pure un pezzo qua. Quando sei andate? Ok, stai andando verso l'infinito, insomma, come al solito. Ok, che è qua? No, qui ancora devo sviluppare, quindi mi ritengo. Certo, svilupperò un bel po', però. Aspetta, ho fatto un casino, ok. Oh, qui però ci stanno i cannoni mia, che mo sono loro e mi stanno a sparare la flotta, quindi atterrate un attimo. Ok, faccio pure le navi nuove. Mi stanno ad attaccare a questi, namoci. I paesani dei 13 colonie mi hanno attaccato, magari c'erano i miei vassallini. Guarda qua quanti sono i spagnoli, ragazzi, sono troppi. Ok, sti due possono attaccare l'Australia. Ho finito la manpower. Altre conversioni. Perù mi fa impicci. Ok, quindi tu fai così e così. Tu mi fai così e vai da qua. Cioè, riprendiamo tutto il territorio che mi ha preso l'Inghilterra. Ok, magari forse questo mo se deve mettere a cuore. Ok, New Granada. Niente, mi ha preso tutta la Columbia proprio. Però 8% a Spagna, perché non mi hanno preso probabilmente il loro claim. Ok, queste stanno a menà. Spero di arrivare prima che perdono i miei. Hanno perso i miei. Vediamo se riesco a vincere. L'Australia de merda, ok. Io ho fatto wipeout, risolto il problema, cominciate a riscendere. Tu te puoi mettere in un punto qua al centro dove puoi fermare i belli. Ok, qui hai preso tutto, no? Hai preso tutto, 1, 2 e 3. Tieni, tante navi si riparano. Qui ho attaccato quelli che mi stavano a prendere Panama, io ho fatto un casino. 1 e 2, ricominciamo a prendere la Colombia allora. Sono pure arrivati sti 2, 3 e 4. 10% contro la Spagna. Quindi me ne stai a dare quelle province? 14% voi, no niente. E allora mo aspettiamo un po'. New Granada, Brasil. Mi stanno per sbarcare, andò. Vabbè lì, ma che poi che te faccio? Che vuoi che te faccio là? Ok, 13 colonie, niente.
Panama l'ho difeso egregiamente. Ok, riunitevi tutti qua. Monna, ma prende pure il resto dei Caraibi. Ragazzi, sono un casino se due guerre contemporaneamente, eh. Mazza però. Mazza però. Che d'assedio. Vabbè, diciamo che l'assedio è una delle statistiche più inutili a sta partita, perché tanto non ci stanno forti da prendere sti ragazzi. Vediamo se riesco a beccarli prima che sbarcano. Chissà se hanno finito le batterie di costa qua. Ok, qua gli dovrei fare un casino se stanno così. No. Fai uscire in corra a Spagna, ok. Un altro. Ok, Great Britain, ok. Questo cannato qua può ammazzare i ribelli di questa zona. De praticamente mezzo Messico e de mezza America. Ok. Tu puoi cominciare a venire qua. Ok. Insomma, e prendi le botte, mo che sbacchi? Dovresti aver preso tipo meno... guarda, meno 2 e meno 3. Cioè, meno 1, un altro pure. Cioè. Ok. Mazza, oh. Questo è Wipeout, eh? Questo è Wipeout alla Spagna, ragazzi. Insomma, ricominciamo. Praticamente noi abbiamo appena preso la Colombia. Il passaggio successivo alla presa della Colombia, riprendersi la Colombia. Esattamente rifacendo gli stessi carpezzigi, gli stessi assedi, gli stessi impicci. Ok, sta flotta d'espedizione, insomma, se poteva fare i cazzi loro. A Madrid probabilmente sono molto delusi di quello che hanno fatto questi eserciti qua. Ok. Diciamo che lasciamo stare l'Alaska, diranno. È una ritirata strategica dall'Alaska faranno. Ok. Perfetto. Allora, 12%. Lo so che tu stai con ancora War Score Massello, però... niente. E invece l'Inghilterra, con un bel 33, manco 0%, ragazzi, eh. Allora, questo va qua, comincia a sbarcare e ci facciamo i cazzi nostri. Ok, questo arriva qui. Oh, mo c'è un bel esercito pure qua in Sud America, eh. La manpower è proprio scomparsa del tutto. Se i miei vassalli vanno un attimo lì, mi farebbe un piacere. Ok. Cioè, proprio questi non hanno proprio preso niente, gli inglesi, eh. Ok, qui posso fare il resto della cosa. Sto indietro su tutte le tech un'altra volta. È proprio una condanna, raga. A furia di fare sviluppo, ragazzi, sono rimasto indietro. Mo cominciamo a guardare truce gli eserciti nemici. Ah, sì, eh. Sto che sta a fa, scusami. Discipline, scusami, ok. Vediamo se qualcuno interviene contro sti 22. Sì, stanno intervenendo. Oh, stanno tutti smezzati, eh. Cioè, stanno tutti con tempo passato tra un ingaggio e l'altro. Quindi gli dovrei fare un casino a questi. 90.000 contro 60. Oh, e vincono loro, invece. Ah, qua c'è un altro blocco da 28. Vincono loro, invece, ragazzi. Ma com'è? Ma sti 23 un po' attaccare a quelli là, eh? Un po' non collabora. Non si collabora. Ok. Qui sono sbarcato. Posso mettere un generale buono a attaccare lì. Tu devi continuare a riparare. Ok. Quindi sti 10 li dovrei ammazzare. Ok. Quindi lascia questo e vai qua che stanno andando qua tanto questi. Ok. Wipe out un esercito inglese. Oh, allora, la guerra con l'Inghilterra dovrebbe finire. Levate da qua. Ecco, io aspetto un attimo di far via questi eserciti allora. Nord est sono ripresi. Il forte de Panama tanto sta là, non cadrà mai. Ho fatto una manifattura e quindi ho preso pure una missione. Inghilterra 40% del war score comunque se sta a beccare, eh. Con tutto che sto in difesa io, eh. Ok, si trova una tortuga. Dove pure prende queste isolette qua. Mo ci pensiamo.
Panama c'è sempre local defensiveness, va bene. Mo famo questo episodio un pochetto più lungo e magari l'Inghilterra riusciamo a buttare fuori. Ok, c'ho un colonist che non sta facendo nulla. Sfruttiamolo prima che l'Inghilterra... Niente, Thomas Davis, Francis Frank, niente, stanno arrivando due colonist inglesi. Però io posso fregare le colonie? Lo facciamo con l'interazione frega la colonia. C'ho 2002. 2002 che vuol dire? Che posso fare barracks a stecca? Mamma mia, più 50, che è? Ok, 111 vuol dire già che dovrebbe stare l'altra struttura. Ok. Un po' di barracks per la manpower, ragazzi, perché sennò non si finisce più qui. Ok, questi stanno pronti per andare a prendere l'ultima isoletta all'Inghilterra per maxare il punteggio. Ok. Vieni qui. Ok, senti, l'Inghilterra. Possibile che tu non ti arrendi, eh? Oh, 0%. Oh, voglio ammazzare la British Cascadia. Province stronze, ce l'hai? C'hai queste in realtà. No, basta, già vanno bene. Già vanno bene queste. Ah, guarda, ti aspetto che arrivi le colonie e te frega le colonie allora. 370 giorni. O poi magari finisce la War Exhaustion, eh? 31! Ma perché? Ma perché? Ih, sono ritornati qua. Allora, senti, non posso fare due fronti così larghi. Quindi... Vabbè, British Cascadia, sti cazzi. No, non voglio che mi fanno le colonie. Allora, guarda, gli prendo più colonie possibili perché costano di meno. Quindi gli posso fare... 11%? 11%. Ok. Yeah, easy. Quindi abbiamo chiuso la guerra con l'Inghilterra. Andiamo qua a fermare i spagnoli, che non si sa perché stanno qua in Canada. E va bene, va bene. Quindi anche questi si fanno tutti i gor. Ho rifinito un'altra volta i punti amministrativi. E ragazzi, qua basta, basta. Mo la prossima sarà la tech militare. Io alla Spagna, appena si può, io prendo solo il minimo del minimo, quello che vi avevo fatto vedere, che è questo qua. Queste due province erano fregate a Mixtec, questa provincia isolata che c'hanno, e basta. Ma in realtà posso pure, vabbè, non cambia niente, 1%. Posso pure fargli così e se salutiamo, ok? Così poi la tregua dura proprio pochissimo. E qui poi penso che la coalizione sia impossibile. Quindi io ragazzi con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, presto!